Ciao, siamo così felici di conoscerti. Accomodati. Ecco il nostro catalogo di bambini. Alcuni sono in stock, altri dovranno essere ordinati. Oh no, non è quello che vogliamo. Questa è carina, ma questo blu è simpatico. Ciao, mamma e papà. Come hai fatto a uscire dalla gabbia? Torna subito dentro. Ok, vediamo qualche altra opzione. Oh, è carina, ma è così triste. È vero, la prenderemo con noi. Non capisco perché dovrei avere bisogno dei genitori. Mi sentivo molto meglio nell'armadio dell'orfanotrofio. Ehi tesoro, benvenuta nella famiglia Wilson. Ecco di cosa avevo paura. Odio i petardi. Esplodono, ma non muore mai nessuno. Wow, come ha fatto? Ok. Ciao, sono il tuo nuovo papà e questa è la tua nuova casa. E ti presento Mano. Quella è una mano? Oh! Facciamolo rinsavire. Wow! Per un attimo ho pensato che avessi tre mani. Eccola di nuovo! Ok, è il momento di disfare i bagagli, i miei tesori. Ehi tesorino, ho un regalo per te. Ti piace? Sì, grazie. Sembra che iniziamo ad andare d'accordo. Ok, torno subito. Non avere troppa fretta, papà. Ti ho portato altri giocattoli. Cosa? Stai seppellendo Kissy Missy? Credo di avere paura di mia figlia. Ma perché? Dammeli. È il momento che anche loro muoiano in agonia. Tesoro, ti prego, non farlo. Forse potresti solo giocarci? Oh, sì, ci giocherò e sarà divertente. Faremo un funerale. Avanti, fate le vostre condoglianze. E anche tu dovresti farle. Sono giochi così strani. Sei pronta? Tadam! Questo è il tuo armadietto della scuola. Ci ho messo gli adesivi ed ecco il tuo nome. Ti piace? No. Un attimo, non è tutto. Resta qui. È così fastidioso. Oh, è un ragno. Adoro i ragni, sono così carini. Oh, ho un'idea. Migliorerò il mio armadietto secondo il mio stile. Oh, e questo è il posto del ragno. Gli lascerò fare la guardia alle mie cosette. Ora sì che va bene. Ho portato gli adesivi. Oh, l'hai decorata tu stessa. È molto tetra. E tu dovresti essere più cupo. Sognava di cadere tra le braccia della morte. Come va con il tuo diario? Guarda cosa con me, una bella lampada. È terribile, io odio la luce. Ok, almeno mettiti degli occhiali, però. Cosa? Lo ammazzerò mentre dorme. Ti stanno benissimo. Finalmente se n'è andato. Mano, sbarazzati di quella lampada. Non mi piace. Sì, puoi colorarla, scegli qualcosa di meno rosa. Oh, così fa molto meglio. Puoi andare quando hai finito. Bene, ora mi piace, non ho bisogno della luce. Io amo l'oscurità. E ora devo fare qualcosa per la lampadina. Grazie, Mano. Puoi andare. Oh, sì! Ora ho sempre un ragno a portata di mano. Le oscure profondità della sua anima si sprigionarono e coprirono il mondo intero. Oh, anche la regina delle tenebre ha bisogno di una doccia. No, no, no! Tocca a me per primo. Aspetta un attimo. Questo è inaccettabile. È ora di dargli una lezione. Che ne dici dei piranha, papino? Spero il pesce ti piaccia. Che succede? Oh, no! Ciao, ciao, papà! Penso che tu abbia finito. Sciocco! Questi sì che sono adesivi. Il mio trucco scuro, dove posso metterlo? Non c'è un tavolo qui. Ciao, tesoro! Oh, questi sono i tuoi trucchi. Creerò un posto speciale per loro. Tuo padre può fare tutto. Bene, che ne pensi? Guardo questo scaffale, non è carino? Sai, papà, anch'io so usare un martello. Ti faccio vedere. Questa è la mensola perfetta per il trucco. Ma sembra una bara. È una bara. Ehi, quale mensola ti piace di più? Scrivilo nei commenti, appenderemo quella che scegli tu, ok?
Il giovedì guardiamo le commedie, è una tradizione di famiglia. E quando penso che non potrebbe andare peggio... Adoro Jim Carrey, vorrei essere morta. Guarda! Oh, è divertente! Oh no, abbiamo finito i popcorn! Non ho più neanche un motivo per continuare a stare qui. Ne farò altri. Una vedova nera, alcuni scarafaggi velenosi, alghe, cervello di ratto, un millepiedi, un occhio di drago e un po' di serpenti da assaggiare. Miammi! Oh, popcorn appena fatti, che buoni! Sì, voglio provarli anch'io. Ma che scatola spaventosa! Non ho paura, non ho paura! Vediamo! Oh, lasciami! Fa male! Ah, mercoledì, aiuto! Questo Jim Carrey è davvero spassoso. È divertente! Vuoi ridere più piano? Sì, scusa tesorino. Sono così orgoglioso della nostra famiglia. Mercoledì, vieni qui. Avanti tesoro, guarda. Questo è il nostro albero genealogico. Tutte queste persone sono i tuoi antenati. Sai cosa? Aggiungiamo anche te a questo album. Ora faremo una foto insieme. Oh, chi premerà il pulsante della macchina fotografica? Mano sa il fatto suo. Le sue foto andranno alla mostra di Milano. Sorridi di cheese. Siamo una famiglia così divertente. Dovrebbe venire fuori una bella foto. Vediamo. Cosa? Com'è possibile? Hai battuto le palpebre o cosa? Un attimo. Mi vuoi in questa foto? Bene, eccomi, sei contento? Sì, bene. Sembri davvero tu. Mettiamola nell'album. Fantastico, sono davvero felice. La mia collezione di organi sta crescendo. È importante mantenerli nelle giuste condizioni. Un giorno una persona bisognosa me li chiederà e io rifiuterò. Bene, e ora aggiorniamo il mio diario. Tesoro, hai un momento? Che ne dici di dare una rinfrescata al tuo guardaroba? Wow, è inquietante! Hai un sacco di roba scura, potremmo aggiungere un po' di rosa al tuo stile? Tua madre lo indossava sempre da giovane. Dovrei metterlo? Sì, per favore, fallo per me, ok? Ma forse sarebbe meglio pulire i pavimenti con questo. Oh, tesoro, sei così bella! Somiglia alla tua mamma. Oh, che carina. C'è qualcosa che non va, papà? Oh, mia figlia, no! Vedo che non ti è piaciuto. Ma io, ecco, io... Oh, hai conosciuto il mio fantasma? Ciao, sono venerdì. Oh, è inquietante. Puoi metterlo via? Preparati per una grande sorpresa. Tadan, questo è per te. Complimenti. Non capisco, che diavolo è? È un regalo! Ok, me ne vado. Ma che c'è che non va? Non hai neanche guardato! È un violoncello! Ok, lasciamo stare. Oh, cosa vuoi? Sì che lo so suonare il violoncello. Ok, vuoi la musica? La avrai. Oh, allora hai cambiato idea. Bene. Tu balla, io suonerò. Forse un giorno vorrai suonarlo anche tu. Ma che diavolo era? Smettila, Mano! Sistema subito la musica! Ok, ok, basta, me ne vado! Oh sì, Mano! Sono contenta di aver pagato le tue lezioni di musica e le mie di danza! Che succede? Papà! Oh, è da brividi! Vorrei davvero essere cieca! Beh, mi sto solo riscaldando! Ok, me ne vado a dormire. Ehi, Mano, spegni la luce. Bene. Oh, si è addormentata. È il momento del mio piano. Stupida scatola! Sono io che mordo te. Oh, oh, oh! Attenta! Oh, non la passerai, liscia. Ecco! Che cosa inquietante. Se imparo la magia, mia figlia mi rispetterà. Sta funzionando bene. Oh, bene bene! Oh sì, una pozione magica! Sono un vero mago! Spero non sospetti nulla! Trasformerò mia figlia da principessa oscura a principessa chiara!
Ma ci vorrà ancora più pozione. È troppo scura. Oh, spero sia sangue. Oh, delizioso. Mi sento un po' strana. Ho voglia di dire buongiorno alla gente. Oh, no, no, no. Sono una ragazza normale. Oh, tesoro, buongiorno. Stai benissimo. No, questo è un incubo. Voglio solo essere me stessa. Perché non funziona? Oh, non preoccuparti, ti ci abituerai. Ora sembri una delle Blackpink. Hai un po' di tutte quante. Davvero? Figo. Ho un'idea. Creiamo la nostra band. Vuoi che canti? D'accordo, ci proverò. Puoi farcela. E uno e due, facciamo rock. Oh sì, senti il ritmo. TNT, I'm dynamite. Oh papà, smettila, è terribile. È andato davvero oltre. Torno dal mio ex papà, che è molto più figo. Oh, questo è triste. Sono un po' indecisa. Non è in grado di apprezzare il suo talento e la ragazza è molto turbata. Non crede più nei suoi sogni. Naturalmente il papà ha sentito il suo pianto di 4 ottave. Il compito principale di ogni papà è quello di realizzare i sogni della figlia. Ora si occuperà lui di Molly. Mentre la mamma preparava la colazione, il papà e Molly cercavano le cose per il video. Hanno dovuto distrarre la mamma con un vecchio trucco per ottenere più uova crude. Il papà avrà sicuramente un livido sulla schiena. La mamma ha cercato in tutti i modi di salvarlo. La prossima settimana andrà dal suo fisioterapista. Papà farebbe qualsiasi cosa per la figlia. Questi saranno un ottimo isolamento acustico. Basterà dipingerli e attaccarli al muro. E ora non ci resta che creare lo studio dove nasceranno le future hit mondiali. Molly ha anche bisogno di luci per ispirarsi. Suo padre è di sicuro il migliore al mondo, dopo il vostro, ovviamente. Tutte le celebrità hanno un enorme guardaroba di abiti fantastici. Molly ne ha davvero bisogno, ma è troppo costoso per la loro famiglia. Così papà lo costruisce con le cose che ha a portata di mano. Lo slogan di papà è «Pensa meno e fai di più». Naturalmente dovrà dipingerlo del colore preferito di Molly. È convinto che le piacerà. E l'ha fatto davvero! Lo adora! Il papà può essere orgoglioso di se stesso, si merita un trattamento speciale. E ora ecco un nuovo problema. Quale look può scegliere, nero o rosa? Scrivi le tue idee nei commenti. Molly va a fare una passeggiata per trovare un po' di ispirazione. Le canzoni non si scrivono da sole, ma le previsioni dicono che pioverà. È meglio controllare prima il meteo. La pioggia la fa sentire triste, ma non è il momento di esserlo, ha bisogno di tirarsi su. Questa striscia luminosa ha fatto un ottimo lavoro. Forse il tempo conta anche all'interno. Può cambiare il colore dall'app del telefono, ma non dovrebbe toccare le nuvole se non vuole che i fulmini la colpiscano. Molly salirà sul letto superiore. Non è così facile vista la sua altezza, ma la schiena di papà è pronta e a portata di mano. Non si è nemmeno tolta le scarpe. Avrà bisogno di un'altra visita dal terapista, probabilmente. E questo non è l'unico problema. Ora Molly ha paura di scendere. Ha paura anche dei trampolini elastici dopo quello che è successo al parco quando è rimasta impigliata in un aereo. Per quanto papà si sforzi, lei non salterà. La aiuteranno le mani di papà, ma come la sua schiena, non dureranno per sempre. Ha deciso di aiutarla a liberarsi delle sue paure con il suo esempio. Guarda e impara come funziona. Sembra che nulla possa andare storto, ma il suo peso è eccessivo per il telo elastico. Papà finge di stare bene, è un vero uomo. È stato coraggioso ad ammettere di aver sbagliato e comunque è meglio rinunciare al telo. Lo scivolo è la cosa migliore. E renderà la discesa davvero divertente. La voce è un muscolo che deve essere allenato. Il cavo del microfono limita la creatività della ragazza. Ha bisogno di più spazio. Forse il papà può fare qualcosa? La soluzione era molto semplice. Nessun filo, nessun problema. Potrà andarsene in giro immaginando di essere al Madison Square Garden. C'è un altro problema. Ora il microfono non funziona, ma è meglio così. Nessuno sentirà la sua voce, almeno. Il papà ha fatto qualche decorazione per scusarsi, ma non basta.
La sua lunatica figlia non lo lascerà in pace, quindi d'ora in poi servirà un supporto per il microfono. Tieni la schiena alta, tesoro, e cerca la gloria. Le prove funzionano meglio davanti a un pubblico. Il pubblico migliore è quello che non se ne va dal concerto e non chiede mai un rimborso. Questa canzone si intitola Un panino senza il formaggio. Il suo pubblico ha amato questa triste canzone. Ha sempre sognato di saltare sulla folla dal palco. È così bello essere sotto i riflettori. Sembra che Molly si sia dimenticata che questa però è solo una fantasia. Ma lei è felice e nient'altro conta. Papà dovrebbe starsene lontano. Molly ha appena scritto di essere una cantante sul suo TikTok e ha ricevuto delle offerte. Le date vengono prenotate una dopo l'altra. Tutti hanno bisogno di bravi cantanti, ma la popolarità di Molly è molto strana. E ora è al completo. Il mese non ha abbastanza giorni per contenere il suo talento, ma non può rifiutare questo concerto alla Sydney Opera House. Molly ha creato un nuovo calendario per non dire di no a nessuno, ma manca un giorno. Qual è? Scrivilo nei commenti. Il nuovo ballo di Molly dovrà fare furore su TikTok. E papà sta preparando un cocktail. Ha visto la ricetta nel programma Morning Seattle, ma ha shakerato troppo forte e il ghiaccio ora è dappertutto. Un pezzo è entrato nel top di Molly. Non erano queste le mosse giuste. Internet però ama gli esperimenti e il papà ha deciso di pubblicare questo video della figlia. Molly sta impazzendo. La sua reputazione è in pericolo. Non sopravviverà a questa vergogna. Ed è tutta colpa di papà. Ma sembra che le sue strane mosse siano diventate una nuova tendenza globale. Forse dovrebbe ringraziare il papà e scusarsi, ma non vuole distrarlo. Mentre Molly è in cima alle classifiche, dovrà realizzare un nuovo video. Il mondo ha già visto la danza di Molly. E ora è il momento che ascolti la sua voce. Senza un'asta, dovrà inseguire il microfono. Ma le sue parole si sentono solo in parte. Tutto questo perché un'enorme mosca sta distraendo papà mentre tiene il microfono su una canna da pesca. La registrazione è stata rovinata da questo stupido insetto. La piccola star ha il suo primo esaurimento nervoso. Beh, almeno la mosca non la disturberà più. Le prove sono state estenuanti. Molly ha fatto del suo meglio. E ha anche sudato molto. Teme che il sudore possa danneggiare l'impianto elettrico. Papà offrirà un ventilatore manuale, ma non è sufficiente. Così dovrà attivare la modalità turbo. Solo che Molly è spaventata dalla sua terza mano. Papà dovrà riportarla in vita. Hanno avuto un ventilatore per tutto questo tempo? Sì, ma a Molly non piaceva. Il papà ha deciso di migliorare un po' il design. Inizia a capire meglio i gusti della figlia. Modalità massima attivata. Aspettate un attimo, ma dov'è Molly? Sono rimasti solo i suoi vestiti. Deve essere in paradiso ora. E non ha nemmeno portato con sé i vestiti. Asciugatevi le lacrime, ragazzi. Sta bene. Era solo nella doccia. Papà si era quasi rassegnato alla sua perdita. Questo scheletro ora è suo amico. Molly sogna di andare a un concerto dei Blackpink, ma nella sua città non sono ancora previsti concerti. Può creare il suo concerto con le bambole Blackpink. Hanno solo bisogno di un piccolo restyling. Gli artisti sono pronti, è il momento di salire sul palco. Dovrà farlo, fatto. È il momento di salire sul palco, ragazze. 3, 4. Papà la prende in giro. Pensa che Molly sia troppo grande per giocare con le bambole, ma lei ha intenzione di fare un video. A quanto pare il papà ha cambiato idea. Non è riuscito a resistere, voleva giocare anche lui con le bambole. Indovina chi è il manager di Molly? Esatto, indossa un completo e mette i suoi interessi soprattutto. Wow, forse ha organizzato il suo tour con le Blackpink. Ehi Molly, ti sei fatta male? Perché papà è così felice? Sapeva che stava guardando il calcio. Dovrebbe parlare di più con gli sponsor e guardare meno sport. Papà si è ricordato di un altro hobby. Il cibo. Sembra che niente potrà rovinare questa cena in famiglia, ma Molly ha bisogno dei piatti per qualche motivo. E adesso come farà? E che ci deve fare Molly col piatto? È che sogna di avere un album di platino, ma non vuole aspettare troppo tempo. È molto più veloce realizzarlo. Ora è una vera star. Il papà sta cercando il piatto rubato dappertutto ed è molto arrabbiato. Molly pensa che sia arrivato il momento di imparare a fare gli autografi. La gente per strada comincerà presto a chiederglieli.
Deve essere qualcosa di bello, magari una frase o qualcosa del genere. È molto importante questa questione, il risultato però non la soddisfa. Almeno potrà giocare a Tris, un altro tentativo. Troviamo l'ispirazione, la mano del maestro guida il pennello. La nostra artista ha la sua prima crisi creativa, per cui va fuori di testa. Ma all'improvviso capisce. La sua espressione e il suo stile è esattamente quello che voleva. Un giorno questo quadro varrà milioni. Milioni! Sì, non si dedica molto alla matematica e ora vuole scrivere. È fantastico che non si preoccupi dei significati. Oh no, la tastiera non funziona! O forse è molto meglio così, chi lo sa? Non riesco a credere che il mondo non sentirà questi versi. Molly chiede al padre di occuparsi di questa stupida tastiera che non vuole farla diventare famosa. Ora il papà la metterà al suo quadro. Wow, quanto cibo che c'è qua dentro! Non c'è da sorprendersi. Molly non ha più un piatto. Papà si è sforzato troppo e ha fatto fuori i tasti più importanti. Ma non vuole che Molly si arrabbi, quindi ha usato un po' di forza e ha creato una collana con il nome della sua band preferita. Ha funzionato e lei ha dimenticato la tastiera. È ora che il papà se ne vada. Ma come farà a scrivere canzoni senza tasti? Beh, dovrà scrivere parole senza queste lettere. Molly va matta per i poster dei Blackpink. Se solo potesse farne uno uguale con lei. Ma c'è il suo papà per queste cose. È il momento di un bel servizio fotografico. Un po' carina, un po' impertinente. Dovrà mostrare quanto profondo sia il suo mondo interiore e quanto può essere diversa. Il papà si è lasciato trasportare ed è atterrato di schiena. Il poster però sembra un po' strano. Gli occhi di Molly erano il suo punto forte. Anzi, erano due punti forti. Sembra che il papà abbia fatto qualche errore. È il primo concerto di Molly. Un evento enorme. Il pubblico grida il suo nome. Oppure è una registrazione. Il pubblico è composto dai giocattoli di Molly e la mamma. Il papà ha preso al volo il bacio. Dritto al cuore. I genitori si sono distratti e hanno dimenticato che la loro cara figlia era sul palco. Alla mamma piace il ritmo, conosce tutte le parole a memoria. Sta andando alla grande, è una vera e propria star del K-pop. Nessuno può resistere al ritmo. Molly non è più una fan delle Blackpink, è finita. Il suo sogno si è avverato, quindi le serve un sogno nuovo. Oh, il telefono sta squillando. È Nick! La sta invitando a partecipare a una sfida di colori. Come può rifiutare? Andiamo! È molto più grande all'interno, ma non è molto carino. Alberto ha marcato subito il suo territorio. Il letto superiore è il suo. Gli piace stare in alto. Molly ha scelto quello inferiore. Ha paura dell'altezza da quando è caduta da quella scogliera. Nick ha scelto quello di mezzo. Come se avesse mai avuto una scelta. Ma il suo zaino non è magico. Oh, questo non va bene. Dobbiamo fare tutto da soli. Cuscini blu e una coperta sono proprio quello che ci vuole. Molly è molto famosa su Instagram. Alberto invece non ha un Instagram, ma il suo fiore è un vero influencer di viaggi. Molly sta decorando la sua parete. Ora la sua Barbie vivrà lì. Finalmente un nuovo appartamento che le piace. E piace anche a Molly. Ma questo scaffale invece non le piace. E nemmeno questo, e nemmeno questo. È impossibile accontentarla. Ops, sembra quasi che Nick sia allergico alla magia. La pianta di Alberto sta crescendo così velocemente che non sa dove metterla. Ha bisogno di molto spazio per i suoi piccoli amici verdi. Così ha costruito una struttura speciale per contenere ogni pianta. Nick regalerà un fiore a Molly. Probabilmente le piacerà. È così dolce e romantico. Alberto è geloso di quelle piante. È una testa calda. La rivista di Nick gli è caduta in grembo. Alberto lo accusa di furto. E si vendicherà. Ma Nick non ha rubato quella pianta. L'ha ordinata online. È imbarazzante. E Alberto si sente in colpa. Non prenderla sul personale. Facciamo una festa. Con un clown, palloncini e tanti trucchi di magia. A Molly non piace affatto questa idea. Il clown ha una parrucca verde. È ridicolo. Meglio rossa. Lo spettacolo ora può continuare.
Ma ora è Alberto a non essere contento. E questo non promette bene. Il clown si regge in piedi a malapena. Anche Nick vuole dei cambiamenti. Ehi, ma quella non è una parrucca! Ha appena subito un trapianto di capelli e ora dovrà farne un altro. Beh, dovremmo intrattenerci da soli. Nick se la cava bene come professionista. Nick vorrebbe decorare la sua cuccetta, così ha realizzato un cannone speciale. Almeno non ha sbagliato. Wow, spara luci a LED. Niente male. Alberto è di umore mistico. Vuole far piovere cantando una canzone speciale. Se fai Shazam, otterrai gli Imagine Dragons. La pioggia ha aiutato il melo a crescere, ma la magia di Molly è finita. Qualcuno ha un caricatore? Molly si sta annoiando. La sua magia ora è carica, però è il momento di usarla. Forse può trasformare questo piccolo macaron in un grande macaron morbido. Ad Alberto piace quel cuscino. Anche lui vuole qualcosa di simile, così le ruba la bacchetta magica e naturalmente però non riesce ad usarla. La sua mela è diventata un macaron. Ora è ovvio che ha rubato la bacchetta di Molly e questo è ancora peggio. Ora è tornato alla normalità ed è di nuovo felice. Oh no! Nick studia le piante e ne ha già una collezione. Ad Alberto non piace vedere il disordine che ha fatto. Prendete il soffiatore di foglie e tenetevi forte! Anche tu, Nick! Non che serva a qualcosa! Nick ha persino perso l'orologio! Alberto ha avuto un'idea folle! Che ne dite di costruire un orologio con le foglie? Ora guardare l'ora è piacevole! E non arriverà più in ritardo! Molly ama sperimentare con il trucco! Ha un rossetto magico! La sua truccatrice è una vera professionista. Ma non le piace. Oh, ho provato così tanto e c'ero quasi vicino. Anche le bambole hanno bisogno di dormire, quindi dovrebbero avere i loro letti, le loro coperte e i loro cuscini. Facciamo uno scherzo a Molly. Oh, questo non va bene. Devono davvero trattarla così. Sta avendo un incubo. Si è svegliata nel blu e circondata da dinosauri. Molto divertente. Ora però la pagheranno. Occhiali rosa per far sembrare più bello il mondo. Li adoreranno. Che scherzo colorato. Bene, e ora svegliamoli. Si sono svegliati nel loro peggior incubo. Fa male guardarsi intorno. Non te lo aspettavi, eh? Alberto passa molto tempo a fare il giardinaggio. Le farfalle amano le piante e Molly adora le farfalle. Le piacciono molto. Vuole appenderle al muro. Sembra che stiano danzando nell'aria. La sua vita è una favola. Invece tutte le farfalle di Alberto lo hanno abbandonato. Se le ami, lasciale andare. Lo zaino di Nick è un pozzo senza fondo. Qui si può trovare davvero di tutto. Nick è pronto ad affrontare qualsiasi cosa la vita gli riservi. Gli piace prima costruire e poi farsi delle domande. E ora sta per iniziare un nuovo progetto. Vincerà il premio Nobel per questo. O almeno forse potrà essere accettato al Caltech. O ha sbagliato i calcoli, oppure lo ha fatto di proposito. Guardate il suo razzo! Arriverà su Marte molto prima di Elon Musk. Ma per ora, questo razzo sarà solo il suo scaffale. No, non premere nulla! Dove sta andando? Mai premere tutti i pulsanti? Ora dovrà essere processato. Questo pulsante elimina la spazzatura. Ma gli ha così tante cose e non sa dove metterle. Queste frecce non aiutano nessuno. Provate invece ad usare Google Maps. Ma saranno ottimi scaffali. Può tenere le sue cose qui. Che uso fantastico dello spazio. Alberto non sta bene. Ha dimenticato di ricaricare la sua magia. E non è andata come aveva previsto. Il trucco di Molly però è al posto giusto. Ora tutto è molto più bello. Nick ama i dinosauri. Pensa che qui saranno al sicuro. E se una meteora li attaccasse?
le dipinge di blu per nasconderle. Ma non appena si gira, iniziano a fuggire. Il giardino di Alberto ha attirato l'attenzione. Mick è molto protettivo nei confronti dei dinosauri. Deve ancora terminare la sua agenda. È così che organizzerà il suo programma. Per evitare che i dinosauri scappino di nuovo, metterà delle meteore a sorvegliarli. È un po' meschino, ma funziona. Mick vuole davvero viaggiare. Il mondo è grande là fuori. È giovane e ha un sacco di posti che vuole vedere. Oh, dove andrà questa volta? Ops! Ok, non tutte le destinazioni possono essere straordinarie. Anche Molly vuole viaggiare, ma ha rotto il mappamondo! Niente più viaggi immaginari. Molly si sente in colpa per aver rovinato tutto, ma Nick non è così arrabbiato. Ha solo avuto una buona idea. Ora Nick può guardare meglio il viso di Molly. Sono due giorni che aspettano la consegna e ora finalmente eccola! Bello! Un gelato enorme! Molly prende la consegna, ma ha quasi dimenticato di pagare. È difficile lasciare andare i soldi. Il gelato di Nick si è sciolto durante il tragitto, che peccato! Sarebbe una seccatura ancora più grande se anche il gelato di Alberto e Molly si sciogliesse. In fondo perché lui dovrebbe essere l'unico triste. Questo davvero non va bene. Non perdonerà mai Nick per questo. E ora avrà l'ultima parola. Buon appetito, Nick. Ti piacciono le patatine fredde? A Molly piacciono. Vi è piaciuto il video? Allora mettete un like, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Ci vediamo presto su Trum Trum Trick!